Eccoci su Ottawa, dai! Allora ragazzi, andiamo a trovare un'altra arma. Siamo qui a Levante, siamo nel deserto di Abrasar. E dobbiamo andare qui, Grotta del Titano di Pietra. Questa è l'entrata, entriamo dentro. Eccoci dentro. Allora, in pratica qui dentro noi dobbiamo trovare delle specie di rocce. Ora se la trovo la faccio vedere. E le pietre, eccola qui. Dovrebbe essere questa una pietra. E dobbiamo parlarci, cioè dobbiamo leggere queste pietre. Fammi un po' vedere. Leggi. E basta. E ce n'è tre di pietre, mi sembra. Sono tre pietre, tre, quattro pietre. Vanno trovate tutte. Una volta trovate tutte, scendiamo qua sotto. Scendiamo. E qua sotto c'è l'arma. Ci darà un'arma. Però, e prima di prendere quest'arma, dobbiamo trovare queste rocce. Adesso qui mi sembra di aver ammazzato quasi tutti, non proprio tutti, ora non mi ricordo nemmeno i tasti, quel cazzo si fa. Sì, ho ammazzato tutti. Ok, quindi devo trovare queste pietre. Queste pietre che non so neanche dove sono, cioè andare a trovare a giro proprio. Questo chi è? Tenente, cosa mi dai? Cazzo. E quindi niente, andiamo a cercarla. Allora, alla ricerca delle pietre perdute. Oh, i funghi sono sempre utili, prendeteli perché si sa mai, a volte trovate funghetti, vi servono per qualche missione. No, ci fate la pasta asciutta ai funghetti, ragazzi. Allora, qui sotto non so se ci sono stato. Qui comunque, ragazzi, ci sono dei mostri abbastanza potenti, quindi state attenti, fateli fuori. Ok, forse ne manca una e basta, non lo so, non sono sicuro. Speriamo perché sennò mi tocca fare tutto il giro un'altra volta e non c'ho un cazzo di voglia. Comunque ragazzi, volevo far sapere che ci sono tanti video su Ottawa nel mio canale, quindi se voi andate sul mio canale e guardate playlist, ci sono quasi 50 video di Ottawa. Quindi trovate la guida per voi. Ora, non tutte, ma ci sono diverse guide anche per trovare le armi. Mi sembra una decina di video sono per trovare le armi. Poi qualcheduno per trovare gli zaini. Trovare la strada per chi all'inizio non sa la strada per andare nelle città. Ci sono parecchie guide, basta cercarle e guardarle se avete voglia. Quindi cerchiamo questo cazzo di merda. Di pietra. Allora, se scendo qui giù, sono già sceso, non c'è una sega. Quindi montiamo sopra. Guarda come bugga. Che merdoso. E poi ragazzi, scrivete nei commenti, commentate che cosa volete vedere di Outward. Perché per me Outward, ragazzi, è alla fine, ve lo dico. Quindi non so più che video portare. Fatemi vedere. Scrivete voi. Oh, guardate, una tunica del deserto. Questa è abbastanza buona, la prendo. Scrivete voi in un commento, scrivete se volete vedere altri video perché io no, non so che video portare, ragazzi, visto che ne ho portati quasi una cinquantina e qualcosa ho portato, no, non so più cosa portare, ragazzi. Quindi da qui noi ci siamo venuti, sì. Qui siamo saliti. È un po' un casino, un po', eh. Un po' un casino. Qui siamo saliti, qui ci sono stato, quindi devo salire ancora, ok. Saliamo, saliamo. Ecco un'altra pietra. Adesso io non so se posso andare. Io provo ad andare subito, ragazzi. Andiamo a vedere se posso andare subito. Se mi dà subito l'arma avendo letto quei tre pietroni. Dove cazzo era? Qui sotto? Sì, mi sembra che è qua sotto. Ok, allora andiamo sotto. Dovrei aver letto tutto, credo. Quindi scendiamo. E da questa parte cosa c'è? Un cazzo. Andiamo da questa parte. Oh, c'è un pezzo di merda. Come cazzo si fa a combattere? Ah no, quadrato. Vieni qua, vieni. Oh, ma non combatte. Come vedete i nemici sono proprio down, cioè senza offesa per i down, ma sono veramente dei down, cioè non fanno niente.
Sembra di giocare alla Play 1, ragazzi. Ecco perché non ho più voglia di giocarci. Qui c'è da picconare, ma tanto non c'ho il piccone perché non me ne fottu cazzo. Visto che ho quasi 100k di monete, porta una sega di strada a catarò. Cioè, guardate, non faccio niente, premo solo X, cioè, ecco perché vi ho detto sembra di giocare alla Play 1, perché non fai nulla. Sembra proprio un gioco vecchio stile, ma vecchio stile, vecchio, vecchio. Oh, qui c'è un'altra pietra, non lo sapevo. Bene, bene. Vieni, vieni, vieni. Alle magie c'è da stare attenti, soprattutto quelle esplosive che fa. Vabbè, qui ci si mette l'arco e ti becchi Vesta, se ti colgo, perché... Ah, t'ho preso uguale, bene, pezzo di merda. Ti nascondi, ti camperi, e allora va a cagare. Allora, intanto leggiamo anche questa pietra. Ok. Credo di averle lette tutte, credo, non lo so. Non lo so. Quindi mi sembra che devo andare qua, ragazzi, non lo so, eh. Speriamo di andare nel punto giusto. Tanto a voi ragazzi, se vedete il video vuol dire che il punto è quello lì. Vuol dire che è il punto giusto. Ok, allora passiamo qua sotto. Qua sotto e qui ci dovrebbe essere un altare con tutte delle statue. Se non mi sbaglio. Eccolo qui infatti. E infatti c'è anche l'arma. E allora ragazzi il video è giusto. Eccola qui. Guardiamola un po'. Come cazzo si chiama? Ascia tramonto, guardiamola. Questa dovrebbe essere una delle armi più forti, ragazzi. Comunque scrivetemi un commento voi, commentate e scrivetemi cosa volete vedere. E se conoscete anche un'armatura buona per i danni al fuoco, quindi per quest'arma. Allora leggiamo, ascia tramonto, danni 10, 30 di fuoco, impatto 28, velocità 1 e 1, longevità 4,75, quindi... insomma, dai, abbastanza buona, eh. La sapienza del tessitore dell'alba si è trasformato. Trapiantavamo porcellana nelle nostre carni. Minchia, siete proprio mongoloidi allora. Infliggi ustioni ai nemici. Peso 4, quindi ragazzi, adesso ve la faccio un po' vedere. Questa dovrebbe essere l'alternativa di questa, di Mazza Corona Celeste. È l'alternativa, perché una è di ghiaccio e una è di fuoco. Sono belle tutte e due, soltanto che quella di ghiaccio ha più impatto, quindi guardiamo un po' le differenze che ci sono, confrontiamola. Quindi una ha 10 di danni, quell'altra ne ha 12, 30 di fuoco, 35 di ghiaccio, impatto 28, impatto 50, quindi ragazzi proprio la batte da tutte le parti, la batte, eh. L'unica cosa è che una infligge fuoco e quindi brucia i nemici, ustione. Però non abbiamo un 7, almeno io non ho un 7 giusto per quest'arma. Quindi fatemelo sapere in un commento se esiste un 7, dove anche si trova, ragazzi, così magari ci faccio anche un video perché non lo so. Poi vi ho già detto, scrivete, commentate che cosa volete vedere di Outward, o se no, Outward, come cazzo si chiama? O se no, di Rage 2, di World War Z, Generation Zero, Dragon's Dogma, ragazzi, tanto ciò. C'è un casino di joy, quindi ogni mese abbiamo un gioco nuovo, quindi non c'è problema per i joy. L'unico problema è fare video e sapere cosa fa. Comunque, questo era il percorso per trovare l'ascia del tramonto. Una delle armi, diciamo, leggendarie di questo gioco, perché ormai non c'è scritto leggendario, ma sono leggendarie, perché visto dobbiamo trovare il posto, attivare tutte le rocce, poi ce la mette qui, cioè, quindi ragazzi... un minimo di difficoltà c'è, quindi fatemi sapere in un commento tutto quello che vi ho detto fino adesso. Commentate se vi è piaciuto il video, se vi è stato d'aiuto. Iscrivetevi al canale perché così potete rimanere aggiornati. Cazzo ne so, pigiate sulla campanellina così ogni volta che carico un video picche e vi rompo coglioni, vi scasso la wallet. E quindi ragazzi, commentate, iscrivetevi e ci sentiamo alla prossima. Dai!